Bentornati a Sailing Cup Channel, bentornato a Luca Devoti, a grande richiesta Luca, i nostri ascoltatori e lettori ti vogliono ascoltare, questo è quello che noi avevamo previsto di fare, il punto dopo la fine dei due round robin, e che sono stati un po' sorprendenti, dobbiamo dire, soprattutto è cambiato in corsa lo scenario, questa è la cosa interessante che rende interessante anche il futuro di questo ciclo di America's Cup. Rivediamo le classifiche, ci sono due classifiche, una con e una senza il Defender, abbastanza ridicola questa cosa. Comunque, con il Defender la classifica vede Emirates Team New Zealand in testa con 8 vittorie e 2 sconfitte, seguito proprio da Ineos Britannia e Luna Rossa con 7 vittorie e 3 sconfitte, poi 4 vittorie e 6 sconfitte New York American Magic, 3 vittorie all'Indy Red Bull, una vittoria ai francesi che poi sono stati eliminati senza il Defender. Le cose cambiano un pelino perché gli unici che hanno battuto Emirates Team New Zealand sono proprio Ineos e Luna Rossa. Ineos, avendo battuto Luna Rossa nello spareggio, perché erano 1-1 nei due scontri diretti, ha 7 vittorie e 2 sconfitte, 6 vittorie e 3 sconfitte per Luna Rossa, 4 vittorie e 4 sconfitte per gli americani di American Magic, e poi Alinghi Red Bull ha 3 vittorie e 5 sconfitte, mentre 1 vittoria e 7 sconfitte per i francesi. Hanno abbandonato, questa è stata la prima notizia. Ciao ai francesi, alle belle speranze di Bruno Dubois, Stefan Kandler. Abbiamo visto anche in barca Franck Amat, un grande velista oceanico francese che ha seguito tutte le evoluzioni dei foil sul mare di Barcellona. Allora, la prima cosa che ti chiedo però è questa: il finale del Round Robin 2 ha sorpreso tutti, soprattutto in Italia. Luna Rossa vincente, Luna Rossa splendente che batteva tutti, sembrava imbattibile, ha fatto un brusco ritorno alla realtà in qualche modo, una doccia fredda di Luna Rossa, e nello stesso tempo, mentre Luna Rossa scendeva, Ineos, che sono poi qua dietro nella foto alle mie spalle, saliva. E tanto perché ha cominciato a vincere, ha battuto i neozelandesi, ha battuto 2 volte Luna Rossa. Allora, la prima domanda che ti faccio è: com'è possibile? Cosa può essere successo? Entriamo proprio nei dettagli quasi tecnici di un team, tu che hai fatto la Coppa. Cosa c'è dietro a questa resurrezione di Ineos Britannia e di Ben Hensley che da brutto anatroccolo ci ritroviamo un bellissimo cigno? Ma io non credo che sia successo nulla, nel senso che la superiorità di Luna Rossa resta, non è enorme, ma resta. Ineos ha centrato un po' più la barca, sono talmente delicati gli equilibri, cambiando un po' il rake, non va più di Lasco di Bolina, ma naviga un ancora normale o alto. Però le due regate che ha vinto ha semplicemente navigato nettamente meglio ed è stato dalla parte dove c'era più pressione, i salti di vento. Questo si vede sia nella prima in cui il VMG Luna Rossa era superiore e hanno perso perché hanno fatto più strada, e sia nella seconda dove hanno fatto Ineos meno strada e avendo più pressione erano anche più veloci. Ma non credo che la barca in crescita sia più veloce di Luna Rossa. Credo che Luna Rossa, tra virgolette, si sia un po' spenta durante le regate per una serie di ragioni che, se vuoi, possiamo analizzare. E che sono quello il campanello d'allarme, quindi non è la barca, non sono le vele, non sono i sistemi, ma qui abbiamo un problema di uomini. Tu dici i dettagli, le distanze sono poche, e invece è più un calo di Luna Rossa, un calo quasi potremmo definirlo So, è sportivo, un calo di Luna ritorno, una Rossa? forma di stanchezza. No, è un calo di Luna Rossa e una crescita di Ben Hensley. Ben Hensley è un personaggio molto particolare che ha creato il team a sua immagine e somiglianza. Se rivediamo ad esempio le Olimpiadi di Londra, Ben Hensley è stato dietro fino alla fine a Jonas Christiansen, però non molla mai e l'ha preso alla fine. Ed è chiaro che dalla prima regata in cui Luna Rossa ha aperto la porta a Ineos, dove nonostante un VMG superiore le ha prese, ha risvegliato questo personaggio, questo killer brutale, non vinci peraltro 4 Olimpiadi se non hai certe caratteristiche. E tutta la voce e il modo in cui si comportava Ben ricordava il miglior Ben nella regata di spareggio, cioè aveva la lucidità a quelle velocità di guardare fuori e dire che a destra c'era più vento, che ci sarebbe stato uno shift e non ha sbagliato un colpo. E il problema è che questo, quando entra in questa modalità, è veramente il più forte velista al mondo e degli ultimi 50 anni. Non è che qui i nostri non siano buoni, e che hanno un fenomeno dall'altra parte di cui ne nascono ogni 30 anni. Il mio rammarico, da un certo punto di vista, è che noi ce l'abbiamo in Italia un fenomeno così.
che però per dinamiche nostre non ha avuto la chance, perché uno che vince due medaglie d'oro di Aspetta, fila alle aspetta, ecco, Olimpiadi, quindi capito? E questo è il mio rammarico, ma questo è un altro problema. chiaramente alla prima sconfitta, alla prima difficoltà, ecco qui che esce fuori che tutto il popolo di allenatori si scatena e dice: Beppe, facciamo, cambiamo, ci abbiamo in panchina Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro, facciamo entrare, facciamo una nuova squadra. Un po' come ha fatto anche Spalletti, che ha cambiato un po' la nazionale di calcio e ha ricominciato a vincere. Cioè, voglio dire, stai dicendo Sì, questo. però Spalletti non ha preso dei giocatori che non giocavano, ha preso giocatori che giocavano. La problematica, la difficoltà adesso è che vai a giocarti una semifinale su cinque regate e quelli che potresti pensare di mettere non si sono mai allenati, non hanno giocato. Quindi anche Spalletti non metterebbe uno che è un anno che non tocca palla. E quindi E noi abbiamo un problema tu dici che serio. Ruggero Tita non sarebbe pronto al timone di Luna Rossa? Ma io chi sono io per giudicare? Ruggero Certo, Tita, però, per siamo quello che noi. so io, ha sempre fatto l'alter ego di Spittin. Non ha mai timonato a sinistra. Lo metti lì e non ha mai fatto quella posizione. Non è allenato, quindi è un problema importante. Prima che di parlare degli uomini, proviamo a parlare di quali sono gli elementi che, come è emerso in queste 10 regate che hanno fatto tutti quanti, queste poco più di 2 settimane di regate, quali sono gli elementi, no, con cui le regate vengono decise e provare anche a dargli delle percentuali. Io ti faccio una provocazione e tu mi dici se sei d'accordo. Secondo me, la partenza vale il 40% da sola in una regata del genere. La partenza Di vera più. fatta bene, che significa non solo tagliare la linea davanti, ma essere già dal lato dove tu sai che vuoi andare, ok? Quindi la partenza vale già il 40% ed è tantissimo, perché abbiamo La visto che partenza vale di regate più. finite là. Aspetta, aspetta, poi La partenza vale di più. tu mi fai la tua contro percentuale. Poi un 30% io lo darei alla velocità slash prua, cioè velocità, capacità di andare alti, e ovviamente le sottoparcelle di questa cosa sono le vele e i foil. Darei un 25%, perché si è visto che l'affidabilità è importante. Abbiamo perso la regata decisiva contro Alinghi perché si è rotto qualcosa, è successo un problema tecnico. Quindi l'affidabilità, i sistemi, l'affidabilità che non si rompa nulla, un 25%. Resta il 5%, che per me, ed è abbastanza agghiacciante, lo dividerei 4% per, diciamo, la tattica, la scelta del bordeggio, e l'1% solo al match race, perché io francamente non l'ho visto mai il match race. L'unica penalità di questi 2 round robin, è per il rombo che si è sovrapposto, è stata nella poggiatona di Bruni dietro a Team New Zealand. Tutte le altre penalità sono boundaries, ritardi in partenza, OCS, eccetera. Dov'è il match race? Io 1%. sinceramente non concordo con la tua analisi. Cioè, E qui io così. per vincere la Coppa ci vuole, è come una torta a più strati. La prima cosa e più importante di tutte è la barca veloce. Non ce n'è, se non c'hai la barca veloce 25-30, non vinci la Coppa. È fondamentale partire bene. Più si avvicinano le prestazioni, più avere una visione tattica e periferica del campo di regata all'interno di questi fattori limitanti che sono i boundary diventa importante. Quindi, e più le condizioni sono complicate, più devi essere reattivo e fresco. Se non sei al 100% in tutti questi pezzi, diventa difficile. Allora, io credo che noi abbiamo delle cose molto positive dai round robin. Per una rossa è la miglior barca di tutte, anche di neozelandesi. È chiaro che non è che vince con 3 minuti per cui può andare dalla parte sbagliata a partire male, però è la migliore barca. E questo non cambia. Non Questo non cambia cambia, perché i Neos hanno messo i importante. foil che erano molto piccoli, i foil che avevano regato il pareggio. Si passa al punto dopo. Siamo freschi e reattivi abbastanza per ingaggiare un animale come Benensi con i suoi accoliti. Qual è il problema che abbiamo? Il recupero, la reattività e la visione periferica, la capacità di bordeggiare. Non è che manchi di partenza, però qui siamo veramente al limite, perché siamo contro il killer dei mari numero uno. Quindi speriamo che vada Penso bene. quei punti che ho detto prima della regata, provo a traslarli sugli uomini e sulla conformazione di un team, e ti faccio un'altra provocazione sulla quale ti chiedo la risposta. Equipaggio, e abbiamo detto equipaggio, cioè qui parliamoci chiaro, ci sono su 100 persone di un team di Coppa America, sono 6 o 8 velisti, e
e mettiamoci, diventano 15-18 con i ciclisti, quindi la possibilità di cambiare formazione è relativa. La parte tecnica, io immagino tutte le persone, i designer, i progettisti, che adesso poi diventano meccanici, attrezzisti, tutta una serie di persone che lavora intorno al team, alla barca, la prepara per renderla pronta, prontissima e che non si rompa niente nel giorno della regata. Poi c'è una parte forse nascosta, ma a questo punto che cresce di importanza, il coaching che diventa anche con una componente psicologica importante. Una parte importante, secondo me, la riveste anche la comunicazione, cioè quello che vogliamo dire, quello che Luna Rossa vuole dire, il suo racconto, la verità che Luna Rossa vuole dire. E non è soltanto raccontare quello che è successo. E in ultima, la cosa più importante, la guida, la testa, il management, la proprietà. Io vorrei che tornasse in campo pesantemente Patrizio Bertelli, come ce lo ricordiamo noi, quel Patrizio Bertelli che disegnava pure le matite e i tovaglioli a Auckland nel 2000. Abbiamo visto Jimmy Ratcliffe dare il 5 a Ben Hensley dopo che ha battuto Luna Rossa e ha conquistato il primo posto del Round Robin. Abbiamo visto Bertarelli congratularsi con i suoi. Vorrei vedere Bertelli in campo. Bertelli forse l'abbiamo intravisto su Ulisse, abbiamo visto i suoi 12 metri che così un po' fanno immaginare qualcosa di sogno futuro possibile. Però dov'è Patrizio Bertelli? E quindi un Patrizio Bertelli che possa caricare anche Max Sirena. Questa chimica che si deve un po' ricreare, perché se no c'eravamo seduti su questa bellezza che Luna Rossa vinceva, vinceva, vinceva. Fermi tutti. Doccia fredda, torniamo alla realtà. L'unica idea che viene in mente a me è, che però non so se sia applicabile appunto per i mille problemi tecnici, è che io farei riposare Bruni di più e alternerei Bruni e Dita, rischiando questo nelle semifinali per permettere a Bruni di presentarsi al meglio. Bruni al meglio può ingaggiare in match race. Dobbiamo sperare che il nostro Spittin performi all'altezza del suo nome e pigli in mano la barca e ricordarci che abbiamo una barca migliore, ma non abbiamo ancora vinto nulla. Si Esatto, comincia bravo. domani. Quindi vedi che Era, abbiamo un po' questa regata l'idea. era solo per decidere il quinto che usciva, che non ce ne importa un fico secco chi sceglie Ineos, tanto per arrivare in fondo devi battere tutti. Quindi chi sia lo devi far fuori. E questo è il cambio di mentalità. E adesso è la vita o morte, quindi devi creare l'ambiente per, e io credo che lo possano fare, però è dura perché quell'altro è un killer. Ma se non Possono fosse fare, quello, ma è dura. Vabbè, non sarebbe la Coppa America. è riuscita la mia idea di fare questo punto alla fine del round robin, non tanto come bilancio di quello che abbiamo visto, ma come spiegazioni che portino già verso il futuro. Ne parlavo con un disegnatore importante di Coppa America. La dinamica di certe, la comprensione di dinamiche di un certo tipo che portano all'eccellenza assoluta non è un bagaglio di tutti. Non c'è una scuola che insegna ai proprietari a capire cosa sono le cose. Sono pochi quelli che veramente capiscono tutto quello che ci vuole. La squadra italiana olimpica ha fatto una crescita con la presidenza di Ettore, eccetera, eccetera, per cui è arrivata ad essere come la squadra inglese migliore. Non c'era carnevale sui social media durante le Olimpiadi, ma si portavano a casa i risultati. C'era una certa coesione, c'era una certa dinamica che tu vedi in Ratcliffe che è presente, che dà il 5 all'atleta. C'è tutta questa dinamica energetica che porta alla peak performance. Tutto Esatto. questo non è facile né da capire né da spiegare. È chiaro che se uno ha questa esperienza, poi può formare tutto il contesto che va dal magazziniere a Bravo. chi va sulla barca femminile, all'Aiuto America's Cup, allo sviluppo della giornata, al tipo di comunicazione, all'interazione con i familiari, per arrivare al risultato. Quindi ci sono delle determinate dinamiche che servono a Però performare, ma non bisogna essere disfattisti. no, Cioè no, abbiamo assolutamente, questo la non è un barca migliore disfattismo. di tutti. Abbiamo un equipaggio che bisogna ammettere non è all'altezza di quello mio, ma è forte, e quindi bisogna utilizzare le nostre capacità e regattare al meglio e per una volta portare a casa questa maledetta brocca. Se riescono a fare questo e recuperano, possiamo vincere la Coppa America, perché anche i neozelandesi, quando hanno pigliato quella bastonata Luna Rossa, c'era Burley che sembrava invecchiato di 40 anni. Io sono fiducioso e spero che ce la facciano. Forza Luna Rossa. Tornate sul prossimo Sailing Cup Channel, ci abbiamo in preparazione una serie di novità molto interessanti, nuovi ospiti, nuovi opinionisti. A presto, Saily, la casa della vela. Ciao Luca.